tra i container e le roulotte del campo incontriamo la mamma di Mario, alias Alessio il Sinto. È arrivato mio figlio, mamma, Mauser, Mario, stato a carcere. Per che motivo? Per violenza. Mamma mia, che violenza, sempre sta Mario con me. Dentro casa, con suoi fratelli, guarda suoi fratelli. Piace di quella ragazza, è fatto shock mattina come è sentita. Ma non mi spiace, siamo tutti donne, no? E domani me fa qualcuno, e dopodomani un'altra qualcuno. Ha ragione, per fare qualcuna persona violenza di quello, per mettere carcere. Ma queste cose non Mario fare, oh! Questo è grande, per una donna, per... Mi serve, ascolta, mi serve per dare 20 euro una puntana. Ma non una ragazza per fare violenza, per andare a caserma. E che pensa queste cose? E lui ha fatto bugie quella ragazza. Mia voglia c'è, arriva qualcuno uomo, se mi sì, andiamo se muore, andiamo se dopo tanti mesi, tanti anni. Oh, ho fatto denuncia, questo è quello italiano. È uno spaccato incredibile. Io quel filmato voglio sapere, quello della mamma, quello della signora, in quale secolo è stato girato? Voglio sapere oggi. Dove prendono l'acqua, dove prendono l'energia elettrica. Voglio dire, signora, lei deve mandare i figli a scuola, si deve fare una dentiera, deve imparare la lingua italiana. Non esistono più, mi dispiace signora, non possono più esserci i nomadi. Questa cultura non esiste, è vietata, è bandita, perché sennò viene fuori... Non qualcosa di fuori tanto dal controllo dello Stato, eccetera, mi viene fuori qualcosa che è fondamentalmente un'ignoranza insopportabile, che noi non possiamo sopportare. Non si possono integrare queste persone. Però, Filippo, non si possono non integrare. Vogliono, non vogliono integrare. È uno simoro, vanno assimilati, vanno sciolti. Don Deonno. Attuare la legalità. Ma che vuol dire concretamente? Faccio un esempio pratico. Concretamente vuol dire il discorso della sanità, il discorso della scuola, il discorso del lavoro, deve essere preso in considerazione come coordinate che possono far sì di prevenire eventuali conseguenze negative. Ma no, l'hanno già provato. Non no, funziona. Non hanno mai provato. L'hanno provato, no. Ma loro non i Rom, no. Prendendolo come termine generale, mi chiedo scusa se l'ho interrotta, i Rom, per come si pensano Rom e culturalmente Rom, non devono e non possono più esistere come Rom, perché loro si infiltrano nella società e tutte queste cose le porteranno a casa per risistemare il loro campo abusivo. No. Un attimo. Allora, io... Quando dico assimilati e non allora, integrati, intendo dire brutalmente, me ne rendo conto perché è una brutta parola assimilati, che ha ricorsi storici tristi, voglio dire, queste persone devono, come dire, non devono esistere più come tali, come cultura. Vabbè, no, allora, non è possibile. Allora, io comincio. Scusi, ma se io adesso esco e commetto un gesto illegale, non è colpa delle istituzioni che non mi controllano. Mi spiego, no, sono un criminale. Mi fate introdurre. Non stiamo facendo pedagogia. Luigi Zoia. Che io abito a Lambrate, un meraviglioso e storico quartiere, dove quattro anni fa arrivò un campo nomadi. Per due anni ci fu il terrore di giorno e di notte per mamme, bambini, genitori, compreso il mio appartamento devastato. È arrivata la polizia, ha sgomberato Lambrate, è tornato un quartiere meraviglioso. E io mi rifiuto di buttarla in sociologia. Non c'è nessun tavolo dove riunire nessuno. È una questione ogni tanto di legalità, e io non sono il fascio destrorso che lo dice. È che davvero ogni tanto le cose sono semplici. Queste persone non vogliono. Sono state tentate tutte le cose. E chissà come mai non sono riuscite. Bisogna avere il coraggio di smantellare. I campi rom vanno smantellati, distrutti. Ma non per razzismo, non c'è razzismo. C'è semplicemente perché non possono essere permesse. L'ultima battuta, donne.